nostro programma. Oggi parleremo della sicurezza stradale con il biker Vittorio Gorga. Buongiorno a tutti, sono Vittorio Gorga, sono un biker ventennale, ho iniziato che avevo 14 anni sulle due ruote per queste strade di questa città e sono qui oggi per spiegarvi un po' della sicurezza stradale. Vittorio, tu sai che nel nostro oratorio viene molto utilizzata la parola controcorrente, ma sulle due ruote, quindi nella strada, è la stessa cosa? Certo, assolutamente. La parola controcorrente è sempre a portata di mano, la dobbiamo tenere sempre presente perché andare controcorrente significa non fare tutto quello che fanno gli altri, specialmente quando non rispettano le regole. Tu devi andare controcorrente e devi far valere le regole e andare avanti per la tua strada, con la propria testa a ragionare. Esatto. Attaccandoci a questo argomento ci stanno i giovani, che anche giovanissimi, 14 anni con i motorini, che molte volte non rispettano le regole. Secondo te qual è il problema e perché molte volte proprio i giovani sono quelli che finiscono a fare incidenti che molte volte finiscono in tragedie? Allora, diciamo che a volte noi giovani ci crediamo di essere immortali, tra virgolette, allora quindi ci azzardiamo a fare delle manovre un po' azzardate, premiamo un po' sull'acceleratore, che sia con un motorino, una moto, o sia anche con una macchina appena diciottenne specialmente, non avendo nemmeno esperienze, e questo a volte ci comporta a pagare un prezzo un po' caro. Però da premettere che è vero che sono la maggior parte i giovani che magari la pagano cara questo prezzo, però a volte la sottovalutano, specialmente le persone con più esperienza, magari più grandi di noi giovani, che acquistano una loro sicurezza, si credono di essere più sicuri perché hanno più esperienza, però sottovalutano il rischio che può comportare magari sulla strada un incidente pericoloso, e quindi automaticamente poi succede quello che non dovrebbe succedere. Noi ci ricordiamo che da piccoli molto spesso a scuola venivano le forze dell'ordine a parlarci un po' della sicurezza stradale, solo che eravamo davvero piccoli. Secondo te è molto importante che questo incontro accada anche con i ragazzi più grandi, quindi le superiori? Assolutamente, allora la sicurezza stradale è molto importante, che viene trasmessa già da quando si è piccoli e specialmente anche quando si arriva alla maggiore età, perché da quando si è piccoli si inizia a concepire che la sicurezza stradale non elimina il rischio, però lo circoscrive, cioè praticamente lo evita che può succedere una cosa, non lo elimina, tra virgolette, il problema. Quindi si inizia dai più piccoli già a spiegare cosa gli può aspettare uscendo la porta, in mezzo alla strada, prendendo un motorino, una bicicletta, quindi è già importante che loro già da piccoli sanno cosa l'aspetta fuori. E soprattutto rispiegarlo quando alle persone un po' più adulte, che non devono sottovalutare il rischio dell'incidente che comunque possono causare o che possono trovare comunque per la strada. Quindi è molto importante spiegarlo sia ai più piccoli che ai più grandi. È sempre meglio che praticamente lo ricordano a tutti. Esatto, esatto. Grazie Vittorio per essere stato qui con noi, grazie a voi per averci ascoltato, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.